potendo forzare e di nuovo e reperire sempre ricchezza pubblica, anche solo tramite i cambiamenti di destinazione d'uso dei terreni, come si fa da sempre, il gioco funziona sempre e non si spegne da solo, ecco. Dobbiamo spegnerlo noi, ecco, questa è la fine del discorso. Tornando ad organizzarci, sicuramente, in modo collettivo. Qui a Pisa c'è un esempio, c'è più di un esempio, insomma, di quello che stava dicendo, appunto, sì. Per esempio il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni, perché l'area ex Saint-Gobain è stata trasformata in edificabile e quindi c'è un bel centro COP Porta Mare che dà fastidio però agli altri, insomma, perché ha portato via clienti, essendo un bacino piccolo, poi quello di Pisa, una COP che apre ne porta via un'altra che era già presente. E c'è ora questa vicenda della COP Cisanello, che vorrebbe, ha dei terreni di sua proprietà di fronte a dove ha la sede ora, e vorrebbe costruire lì un nuovo centro commerciale con anche edilizia residenziale, parcheggi e nel vecchio negozio far passare Media World. Piccolo particolare, Media World comincia a essere in crisi, si parla di chiusura di alcuni centri in giro per l'Italia, licenziamenti, quindi probabilmente le cose sono anche ferme da quello che vediamo noi in questo momento, però in quella zona lì molto cose diverse potevano essere fatte, giusto? E c'è poi una serie di iniziative che come Città in Comune avete. Sì, ma allora diciamo, ora io non so, ecco, non so se a Pisa la COP è arrivata a mangiarsi internamente, questo non sono in grado di dirlo. Quello che però sicuramente accade in quel quartiere lì, che è un quartiere, come chi vive a Pisa sa benissimo, strapieno di centri commerciali, e appunto la COP ha un terreno prospiciente, un suo supermercato, neanche tra i più piccoli a Pisa, insomma, ecco. Quello che succede lì è veramente strano, no? Nel senso che quello è un quartiere su cui c'è stata un'espansione urbanistica folle e distruttiva nel passato. Un quartiere su cui si è tanto parlato di riqualificazione, ma la riqualificazione reale non c'è mai stata. Un quartiere su cui ci sono state battaglie di cittadini molto importanti per recuperare invece, per esempio, un'altra area che doveva essere destinata in parte a centri commerciali, insomma, un'area molto ampia. Invece lì c'è stata una battaglia, diciamo, vittoriosa da parte della cittadinanza, che ha impedito, in quel caso, che una destinazione urbanistica a costruire venisse veramente realizzata. Il comune è stato costretto a tornare indietro e la destinazione urbanistica di quell'area adesso è a verde urbano, no? Incredibilmente. Tra l'altro è un'area estremamente interessante, insomma, poi per chi guarda gli aspetti di possibile ricucitura, invece, riqualificazione ambientale di tutto quel quartiere, e non solo di tutto quel quartiere, ma anche di quello, siccome quel quartiere si trova tra l'Arno e una parte importante della campagna pisana e del monte pisano, potrebbe quell'area fare da cucitura, no? E ricostituire, diciamo, parti di corridoi ecologici che permetterebbero una complessa riqualificazione ampia. Quella e anche tutte le altre aree verdi rimaste nel quartiere, che sono sostanzialmente aree verdi abbandonate a se stesse, come era questa della COP, su cui la COP ha deciso ora di costruire e su cui è partita un'altra battaglia della cittadinanza, no? Per cui nel giro di una settimana sono state raccolte 1500 firme contro l'intervento che la COP prevede. E io tra l'altro sono una socia COP, insieme ad altri soci COP abbiamo scritto una lettera alla sezione soci dicendo ma dov'è la sezione soci, che cosa dice, che cosa fa, insomma, no? Per cui alla fine una delegazione di noi è stata chiamata dalla sezione soci, che ci ha detto anche noi non ne sapevamo niente, e anche molti di noi sono contrari
Torino, per cui abbiamo avuto un incontro proprio con i progettisti dell'area che ci hanno sostanzialmente detto questo. Il comune fondamentalmente ci ha chiesto di acquisire quest'area per salvarla, noi l'abbiamo acquisita per fare un piacere al comune e voi capite bene che però noi dobbiamo fare qualcosa, insomma, in buona sostanza, certo riqualificarla, non vogliamo fare quello che prevede la scheda urbanistica, quindi hanno detto in buona sostanza, lì erano previsti degli appartamenti per esempio, loro hanno detto noi non vogliamo costruire appartamenti e nel loro progetto infatti semplicemente non ce l'hanno messa, hanno messo i parcheggi, ma per esempio quella è un'area a rischio idrogeologico estremamente alto e quindi riuscire a, cioè non c'è più, tutti i documenti ufficiali lo dicono, non è facile per esempio di costruire parcheggi perché non c'è più la capacità del suolo di sopportare, diciamo, quel tipo di pressione, no? Però la COP ci dice noi salviamo il comune che ci ha detto meglio se la prendete voi piuttosto che qualcun altro e vedremo il vecchio negozio che cosa se ne fa, per cui sì, si parla di un trasferimento di Media World senza però chiarire niente, no? Tutto resta molto fumoso e il gioco è questo, fidatevi di noi perché noi siamo la COP, siamo quelli che pensano insomma in maniera virtuosa sull'ambiente eccetera 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 e poi noi faremo un grande processo partecipativo perché noi vogliamo andare d'accordo con la popolazione e chiedere alla popolazione cosa vuole nel suo quartiere. Ora però allo stato attuale non abbiamo nessuna garanzia, diciamo, che questo processo partecipativo possa essere realmente realizzato perché non ci sono tempi tecnici e la scheda norma del comune, visto che non ci sono i tempi tecnici per modificarla, verrà probabilmente confermata e la COP potrebbe anche eventualmente vendere poi dopo l'area. Costruire e vendere? Oppure nemmeno costruire e rivendere, molto semplicemente. E in quel caso la scheda norma continua a prevedere gli appartamenti, eccetera, eccetera. La COP ci ha accusato di prendersela con loro. Dice, ma come? Costruiscono un penny market qua vicino, tanto per ribadire, perché ve la prendete proprio con noi che siamo della COP? Ora, noi non sapevamo che ci costruisse nel momento in cui era uscita la cosa, non sapevamo che c'era la previsione del penny market, ovviamente ci siamo mossi anche contro il penny market, ma abbiamo anche richiamato la COP al fatto che se tu dici che il tuo valore è la cooperazione, che non è il profitto, no? O che non è, che è l'investimento sul sistema cooperativo, eccetera, 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 e che l'ambiente fa parte dei tuoi obiettivi, la salvaguardia dell'ambiente, eccetera, è chiaro che ce la prendiamo prima con te che con chiunque altro, nel momento in cui tu fai qualcosa che invece contraddice quello che dispieghi, no? Per farti pubblicità. La mission, come si direbbe esatto. Come si dice in italiano, sì, così. Quindi è uno degli infiniti casi in realtà, come già lui sostanzialmente diceva, no? E addirittura questa cosa viene rivolta contro i soci COP che dicono ma io sono parte, voglio dire la mia e voglio salvaguardare, no? E voglio salvaguardare la mission, come diceva lui, no? Perché il problema poi alla fine è questo, non vorremmo mica sciupare i soldi e non investire i soldi, no? Io mi permetto di fare l'obiezione che appunto non è il profitto lo scopo dell'azienda, quindi investire i soldi che cosa vuol dire? Visto che si parla appunto poi le cooperative, no? Qui in Italia nascono e si sviluppano in un sistema che ha fondamentalmente radici capitalistiche, no? Ci sono state in qualche modo, come dire, stando un po' al gioco, no? Cercando di salvaguardare anche quest'altro aspetto. Forse sarebbe interessante ragionare sulle COP come istituto proprio, no? In questo sistema, perché dovevano essere forse
quel granello che metteva in crisi tutto il sistema, e invece sostanzialmente oggi come oggi sono addirittura uno di quei codini da cui forse il sistema, no, con cui forse il sistema cerca di salvarsi, diciamo così. Perché la realtà delle cooperative la si vede su tante cose, no? La si vede su anche il rapporto con chi lavora, con i soci lavoratori, per esempio, che spesso sono, si autosfruttano in maniera molto pesante, no? E poi viene, secondo me, un'altra riflessione poi rispetto invece al tema del cibo, no? La produzione del cibo è una cosa che sta alla base, diciamo così, in qualche modo, del sistema di vita che noi abbiamo, no? Perché non si può non mangiare, è molto semplice, no? Però ci sarebbe modo forse di produrre cibo in una maniera diversa, cioè, anche su questo ci sono tantissimi percorsi che però non trovano ancora, diciamo così, un'organicità. Una delle cose su cui noi stiamo per esempio lavorando è il fatto che, per esempio, questo è un comune in cui due terzi o quasi due terzi del territorio del comune sarebbe territorio agricolo. Questo non lo sa nessuno. Pisa ha un'estensione, il comune di Pisa ha un'estensione di 185 km quadrati e circa 100-110 sono superficie agricola. Allora, questo è un comune che prende da fuori, diciamo così, no? Come molti centri urbani, no? E è la città. Allora, questa secondo me sarebbe una grande occasione per ripensare i rapporti tra la produzione del cibo, città e campagna, che senso ha, no? La campagna. Quanti di questi terreni, per esempio, sono terreni abbandonati? Quanti sono terreni demaniali, no? E a che cosa potrebbero servire per il bene comune, diciamo, certo, così. Questa è una riflessione che non fa COP, non fa neanche nessun decisore politico, diciamo così, e spesso non lo fa neanche la sinistra, diciamo così. Cioè, assolutamente. Mentre secondo me potrebbe avere una portata soprattutto in quest'epoca, no? Ripensare la produzione del cibo in funzione del costruire anche dinamiche sociali diverse sarebbe una cosa strategica, perché poi i terreni se li prendono invece i gruppi economicamente forti. E poi questi terreni sono come l'acqua, cioè sono un bene che tu non, a cui tu non riesci più ad accedere, no? Ma che dovrebbero essere, su cui occorrerebbe una grandissima riflessione e che potrebbero dare un'altra dimensione economica. Questo a me interessa forse un po' per la mia provenienza culturale anche, no? Che vedeva nei processi economici dell'industria, del terziario, avanzato, insomma, il grande sviluppo, no? Mentre l'agricoltura era residuale, era il segno del passato, l'agricoltura e chi vive con l'agricoltura era legato a un passato feudale, pseudo-feudale, insomma, magari anche tante cose potevano essere vere, però oggi come oggi la produzione del cibo è strategica. Perché è l'unico modo di provare a costruire un grimaldello per un'economia alternativa. Io non sono un economista, sono una persona che si occupa di agricoltura e quindi vedo queste potenzialità, mi manca, diciamo, la preparazione per riuscire a fare una riflessione ampia, però secondo me occorrerebbe una riflessione ampia e interdisciplinare su queste cose qui. Perché penso che darebbero veramente futuro. Notare che nel mio lavoro incontro quotidianamente agricoltori e gli agricoltori mi dicono sempre, ovviamente e tranquillamente, che con il loro lavoro non si camperebbe, che loro, per dire che campano, non considerano una serie di costi che hanno, no? E allora anche lì ci sarebbe da fare tutto un ragionamento sul valore
che l'agricoltura può produrre, che però è un lavoro, cioè è un valore che non viene riconosciuto, che forse è indiretto anche, e su cui invece si potrebbe di nuovo lavorare per costruire delle alternative sia rispetto alle forme di lavoro sia rispetto alle forme di ricchezza. Ecco. Sono dette esternalità. Torniamo appunto al discorso di come gestisce il capitalismo tutto questo, perché appunto se i beni alimentari diventano delle commodity su cui scommettere, e quindi se faccio l'agricarburante con il mais, e poi le popolazioni che vivono mangiando polenta e mais, tortilla sul Messico, insomma è chiaro che sono schiantate dalla crescita in borsa della commodities mais, evidentemente. Quindi tutto questo è una delle aberrazioni del capitalismo che dicevamo. Poi noi qui abbiamo questa giunta PD di cui la COP si dimostra braccio armato, perché in questo caso... O con gli altri sono il braccio armato della COP, chi lo sa, e sono uno finanzia l'altro, nel senso che le campagne elettorali del PD hanno bisogno dei fondi COP più che... E poi naturalmente va bene che ci sia un PD che è un costruttore, cioè che nel senso che ha una giunta di carattere edificatrice come quella di Pisa, che anche sulla questione terreni Saint-Gobain ha scambiato posti di lavoro terreni, perché se ti ricordi nasceva da Saint-Gobain che diceva chiudo i forni, quindi licenzio, però se tu comune mi dai la conversione inedificabile dei miei terreni, allora io non licenzio. Cioè ha fatto tutto questo ricatto, in cui COP poi è stata una parte che ha comperato un immobile all'interno di questa urbanizzazione. Quindi è tutto questo, fra l'altro Pisa, che è una città di 98.000 abitanti, insomma una piccola, 88.000 addirittura di più con gli studenti, è cresciuta, noi siamo qui dal 2002, è cresciuta in larghezza di 12 volte, credo, cioè è cresciuta in modo esagerato, non aumentando il numero di residenti. Di residenti. Quindi è vero che bisognerebbe ripartire da questo, da una valutazione diversa di quello che possediamo come bene comune, perché poi questi terreni probabilmente molti sono anche usi civici, quantomeno demaniali. Sì, e comunque tutta una serie di, cioè per esempio una cosa che non si guarda mai è che la nostra Costituzione, con tutti i suoi limiti, dà un compito alla proprietà privata. Certo. E quella proprietà privata, cioè, non può eludere un'utilità di tipo pubblico. Certo. No? Per cui se tu abbandoni un terreno, io te lo posso requisire. Eccoci qua. Arriviamo. Concludo una cosa soltanto su Pisa, appunto, e la sua crescita, che dovrebbe veramente mettere fine, dovrebbe cominciare a ristrutturare, recuperare e smettere di costruire, perché appunto c'è un numero di immobili vuoti, mi pare che sia su 5.000 Pisa, insomma, cioè, 4.000 è una grossa cifra di immobili, poi tutti quelli non finiti, senza sapere, esatto. Poi quelli comunque finiti e da affittare, che è esagerato, quindi bisognerebbe proprio mettere un termine, non si costruisce più fino a quando non si usa tutto quello che c'è, si ristruttura, si fa più bello, si fa energeticamente sostenibile, eccetera eccetera, ma basta costruire, perché abbiamo bisogno della terra per altri tipi di utilizzi. La parte articolo 41, 42, 43 che citavi tu della Costituzione e del fine sociale che devono avere le attività, e il fatto che se vengono abbandonati dei terreni pubblici per di più, è non solo una cosa che ci fa male vedere che vadano così abbandonati, ma è il nostro dovere chiedere che vengano utilizzati e ridistribuiti. È quello che avete fatto, sì. Voi. Diciamo, come punto di partenza del ragionamento ci metterei il decreto Monti, quindi di privatizzazione delle beni pubblici in generale, la
tentativo di attuazione che ha avuto la Regione Toscana, poi piano piano ci sono arrivati nell'arco di un po' di anni.